Francesca da Rimini, Pia de Tolomei e Beatrice sono queste le tre figure femminili della Divina Commedia di Dante Alighieri che hanno ispirato la stilista internazionale, ma fiorentina d'adozione, Regina Schrecker per la realizzazione degli abiti esposti in piazza del municipio a Castiglion Fiorentino. Delle tante donne nella Divina Commedia ho scelto queste tre per rappresentarle come li vedo io quando erano ancora in vita, e cioè Francesca da Rimini, passionale, vestita in rosso con dei colori appunto rosso, blu e un verde mare. Poi Pia de Tolomei, che da buona famiglia senese è stata sposata ed è stata data in sposa a un signorotto maremmano, e l'ho rappresentata con dei colori più scuri, perché credo che sia leggermente più grande di Francesca, maremmani, cioè il verde sottobosco, il giallo della ginestra e tutto così. Bellissimi quei colori. Grazie. E anche i materiali sono più pesanti, perché lei, poverina, ha una vita pesante, perché è lì e aspetta, e poi alla fine naturalmente fa la fine di Francesca, perché è un femminicidio. Uno dei primi che ci ricordiamo, no? La terza interpretazione è Beatrice, nel momento che si trova in paradiso. Ha seguito personalmente tutto il viaggio di Dante, del suo grande amore platonico, di Dante, durante il viaggio nella Divina Commedia, e viene addirittura mandata prima dalla Madonna, poi passa da Santa Lucia, a dare una mano alla fine a Dante, perché è un po' fuori di testa, non sa più cosa fare, e gli parla quasi come un bambino, come un figlio.